Vai. Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui con mio padre, ciao, per parlare insieme a voi della Lazio. Prima però vi vorrei parlare di Numero 10, app che sta avendo sempre più successo. Scaricandola potete avere accesso a tutte le news sulla vostra squadra del cuore 24 ore su 24, potete avere accesso ai risultati delle partite in diretta e a contenuti inediti, quindi che potete trovare soltanto lì, di influencer e giornalisti come Pellegatti, Gianluca Rossi, Luca Mastrangelo, come nel caso degli influencer, e molto altro. Tutto questo scaricando Numero 10, scaricate l'applicazione cliccando sul primo link che trovate nella descrizione di questo video. Adesso parliamo di Lazio. Allora, papà, la Lazio fa un punto tra Lecce ed Empoli. È una Lazio che da 7 anni sembra non riuscire a fare il salto di qualità. Cambia l'allenatore, ma non cambiano i risultati. Come te lo spieghi? Ma me lo spiego con il fatto che l'asse portante, i giocatori determinanti di questa squadra sono sempre gli stessi e sostanzialmente questo salto di qualità questi giocatori non, probabilmente non sono in grado di farlo, non ce l'hanno nel DNA. Questa alternanza di risultati, di prestazioni, ormai è diventata l'abitudine della Lazio, sia che l'allenatore sia Inzaghi con un gioco di un certo tipo, sia che l'allenatore sia Sarri con un gioco di tipo diverso, perché poi gli interpreti sono quelli che determinano i risultati, determinano la crescita o la decrescita oppure la non crescita di una squadra. Nel calcio è così. Io sinceramente non vedo una crescita dei singoli giocatori come molti giornalisti e molti esperti di calcio sostengono, ed è il motivo per cui la Lazio alla fine non decolla. Cioè Pedro, per dire, è un grandissimo giocatore, ma Pedro non gioca nei ruoli fondamentali di una squadra, che sono 4: il portiere, il difensore centrale, il regista di centrocampo e il centravanti. È un giocatore ovviamente importante, ma non è un giocatore che cambia l'equilibrio di una squadra e pertanto le performance di una squadra. Pertanto non mi meraviglia, anzi mi conferma, come spesso diciamo quando parliamo tra di noi della nostra amata Lazio, che questo salto di qualità, ahimè, non avverrà. Ecco, nonostante che a mio parere Sarri stia lavorando bene, abbia dato alla squadra un'impostazione importante, ma purtroppo poi in campo scendono i giocatori. Certo, ok. Quindi lo scheletro della squadra, no? Tu mi hai parlato dei perni, no? Portiere, difensore, regista e attaccante, che poi è lo scheletro della squadra. Però ecco, molti dicono, anche sotto i miei video, che la mentalità la mentalità e la cattiveria devono essere trasmesse dall'allenatore, facendo spesso l'esempio di Juric con il Torino. Però Giordano invece, parlando di Maestrelli, disse come Maestrelli era un allenatore di poche parole, si limitava a dare dei consigli ai singoli calciatori più che motivarli, ecco. Allora la domanda è: l'allenatore deve essere motivatore? Se la squadra scende in campo con poca cattiveria, è colpa di Sarri? Ma sai, il discorso della grinta e del quid in più caratteriale, sì, forse può incidere in parte anche un pochino l'allenatore, ma è nel DNA dei giocatori. Cioè la Lazio, tu hai parlato della Lazio di Maestrelli, la Lazio di Maestrelli aveva 3-4 giocatori con una personalità ed un approccio alla partita e alla vita vincente. Pertanto anche giocatori di carattere, come dire, tranquillo e non aggressivo, venivano trascinati da questi grandi personaggi. Pertanto la Lazio ha grandi giocatori capaci di imprimere allo spogliatoio e dare alla squadra un qualcosa in più, ahimè non ce l'ha. Ecco, non so, faccio un esempio: Simeone, ecco, no? Cioè, questi giocatori caratterialmente trascinanti,
Non è l'allenatore che li crea, è il giocatore stesso che o ha nel suo DNA queste caratteristiche o non le ha. Tra l'altro, se detto così, una mia opinione, cioè i grandi allenatori che fondano il loro calcio, che amano un calcio come Sarri, come Guardiola nel possesso palla, eccetera, eccetera, difficilmente allenano squadre caratterialmente cattive e importanti, perché anche il gioco stesso che non facilita questo tipo di approccio alla partita. Cioè, quante volte abbiamo detto, guardando la Lazio, che a un certo momento la squadra si specchia, cioè su se stessa, comincia a giocare la palla girando intorno alla porta, non puntando alla porta, non verticalizzando mai, come se, come dire, si innamorasse del fraseggio. Punto. È una caratteristica tipica delle squadre con allenatori che amano il gioco, il possesso palla, e che ovviamente ti porta ad essere lezioso, ti porta ad essere La Lazio è talmente evidente questo, che è un po' dipende sicuramente dalle caratteristiche caratteriali dei giocatori. Noi non abbiamo trascinatori, e anche dal tipo di gioco che Sarri persegue, anche se è un gioco, io mi ricordo il Napoli, che gli vuoi dire, il grande Napoli di Sarri, nulla, dunque è un gioco che è sicuramente vincente, sicuramente importante, ma poi la differenza fra una qualità media alta e altissima la fanno i giocatori, non c'è niente da fare. Ok, ti faccio un'ultima domanda, ti chiedo di non essere prolisso. Grazie. Quindi la chiave potrebbe essere quella di vendere Milinkovic quest'estate, 60-70 milioni se siamo fortunati, e investire quei soldi per prendere calciatori di personalità? Io su Milinkovic, tu lo sai, ho sempre detto che Milinkovic, a mio parere, non è il giocatore che farà un ulteriore salto di qualità. Milinkovic è quello che noi vediamo ormai da 2-3 anni, grandissimo giocatore, ma non un giocatore che è capace di fare quell'ulteriore salto di qualità. È chiaro che la cessione o la non cessione di Milinkovic dipende anche da quanto si realizza dal punto di vista finanziario, no? Perché c'è questo impasse del contratto. Ma se tu vuoi dare a Sarri la possibilità di fare un passo in avanti, sicuramente alcuni interpreti e alcuni giocatori, pertanto alcuni giocatori della Lazio, devono essere di natura diversa. Ok, perfetto, grazie mille. Grazie a te. Spero tu possa tornare a illuminarci. No, io non illumino nessuno, per carità. Però su questo molti sarebbero in disaccordo, te lo dico, molti sarebbero in disaccordo. Comunque, ragazzi, ditemi che cosa ne pensate nei commenti, se siete d'accordo con il signor Stramacci qua accanto a me. E mettete un like se il video è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo successivamente. Ciao ragazzi, forza Lazio!